Ben ritrovati di nuovo su Review in You. Come vi avevo promesso, vado a recensire un'altra esca artificiale, un'altra swimbait marcata Lixada. Questa volta non si tratta più di un piccolo diluccio, se volete vedere tra l'altro quella recensione andatela pure a guardare, ma si tratta di una piccola trota. Andiamo ad aprirla insieme, sempre questa confezione di plastica, sul retro alcune indicazioni. Vado immediatamente a zoomare perché dovete vedere questa colorazione, questa livrea veramente bellissima, fantastica, che vista da lontano, anche vista in acqua, lascerebbe intendere appunto ad un pesce autentico, reale. Guardate soltanto l'accuratezza dell'occhio che riflette diversi colori, e poi per non parlare appunto di tutte queste caratteristiche, vado a zoomare ancora di più. Sembra proprio essere una fotografia di una trota incollata. Guardate anche le pinne caudali. La parte sotto è bianca. Questo è il muso. E come vedete presenta 1, 2, 3, 4, 5... 6 snodi alla fine, sono 6 snodi che poi in acqua permettono di farla muovere così. Diciamo che le ancorette sono anche esse di buona qualità, perché non sembrano essere fragili, e il materiale plastica lucida, liscia al di fuori, mentre sembrerebbe essere del legno all'interno. La fascetta che percorre sembra essere una fascetta semielastica. Comunque sia, andrò a provare sicuramente sia questa sia l'esca del Luccio, la swimbait del Luccio in acqua, per vedere come avviene anche il movimento, ma sono sicuro che non deluderà, ed eventualmente metterò magari anche un video. Ideale questa piccola trota per innanzitutto le stesse trote più grandi, ma soprattutto per i bass o predatori un po' più grandi, come potrebbe essere ad esempio un luccio reale. Vi lascio il link qui sotto di Amazon per poterla acquistare. Io l'ho pagata all'incirca sugli 8 euro, però ovviamente Lixada fa anche delle promozioni, anche perché l'esca di luccio, di piccolo luccio che avevo recensito, l'avevo trovata in offerta. Quindi mi raccomando, seguite la pagina su Instagram Offertoni, dove pubblichiamo anche in tempo reale offerti cali di prezzo, ed eventualmente se avete bisogno, che ne so, di un artificiale, una swimbait, basta che ci scrivete e vi segnaleremo in tempo reale offerte, cali di prezzo e anche codici sconto. Tra l'altro questa colorazione non è l'unica, perché lo stesso modello è presente anche in colori diversi, tra cui il grigio chiaro con le pinne rosse, abbiamo anche altri colori che richiamano un po' quello che è la colorazione di un piccolo cavedano. Insomma, c'è veramente da sbizzarrirsi. Tra l'altro c'è anche una colorazione tutta arancione che è uguale, identica ad un pesciolino rosso un po' più grande. Tra l'altro mi sono dimenticato di dirvi le misure: è una misura di 10 cm di lunghezza, all'incirca 3 cm di larghezza, e il peso sarà sui 10-15 grammi.